Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita eterna. Ecco le parole che oggi scaldano il cuore di tutti noi che viviamo in Cristo, con Cristo e per Cristo. E viviamo ben consapevoli che la luce è scesa nel mondo e illumina il cammino di tutti coloro che l'hanno accolta e che la vogliono vivere. Ecco queste parole di Gesù proferite allora, che sono più vive ed attuali che mai ora, in questi tempi, ultimi tempi, tempi duri e difficili, preannunciati, attesi, che ora si compiono e che porteranno coloro che rimarranno nella luce ad ereditare la vita eterna. E porteranno coloro che, rifiutando la luce, vogliono continuare a vivere nelle tenebre, a vivere nel peccato e di conseguenza ad essere inghiottiti eternamente dalla morte. Questa è la verità di fede dei cristiani, di coloro che vivono in Cristo, con Cristo e per Cristo, di coloro che sanno e sono ben consapevoli che la salvezza è solo e soltanto in Cristo, via, verità e vita, e non in altre religioni e non in altre filosofie religiose. Questo è il punto dirimente e caratterizzante il nostro essere Chiesa, che si è formata anche tra gli uomini per proclamare e riaffermare questo sacrosanto principio che il Padre ci ha donato. Cristo, unico Salvatore del mondo, Cristo, unica via, Cristo, unica verità, Cristo, unica vita eterna, colui che conduce e condurrà tutti coloro che lo amano e rimarranno fedeli ai suoi insegnamenti alla vita eterna. Questa è l'essenza del cristianesimo e questa è l'essenza della dottrina cristiana, che si sintetizza e si riassume in una parola, Cristo. Fuori di Cristo, fuori da Cristo, non vi è salvezza. E questo Gesù, in questo brano stupendo del Vangelo di Giovanni, lo afferma in modo chiaro. In questo dialogo che caratterizza questa pagina, queste pagine, che Giovanni riporta con dovizia di particolari, tra Gesù e i farisei. I farisei che erano accreditati come coloro che erano detentori della legge. Quella legge che ha sempre fatto paura agli uomini, quella legge che veniva usata e brandita da coloro che la detenevano per fermare, porsi su un piedistallo con autorità nei confronti degli uomini. Gesù, a testa alta, ha affrontato coloro che si ritenevano ed erano accreditati essere detentori della legge per parlare in modo franco e chiaro, dicendo chiaramente: voi giudicate secondo la carne, perciò non ci comprendiamo. Non mi potete comprendere nel mio parlare, perché voi giudicate, vorreste giudicare ciò che è spirito rimanendo nella vostra carne, quindi nella vostra umanità. E non si può giudicare ciò che è spirito rimanendo in quell'umanità che sta ieri e ancor più oggi affossando tanti cuori che non più uniti all'unico spirito che dona la vita, a Gesù e quindi al Padre che lo ha inviato, si stanno perdendo, si sono persi e sono nel peccato. Quel peccato che Gesù ha rinfacciato, o meglio, ha palesato a quegli uomini che lo accusavano. Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Così Gesù disse a quegli uomini. E questo è ciò che ha caratterizzato
quel passaggio di allora, così come caratterizza il passaggio che stiamo vivendo ora. Gli ebrei, il popolo ebraico, che non ha voluto riconoscere Gesù come il Messia inviato dal Padre, è rimasto in quell'errore, ieri e ancora oggi, checché altri in altre case dicano il contrario ora, coloro che dovrebbero essere i paladini di Gesù e del cristianesimo. La dottrina e la verità è una e immutabile, e nessuno, per quanto eminente, la può cambiare. Il popolo ebraico, se non riconosce Gesù come Messia e Salvatore del mondo, rimane in quell'errore, così ieri e così oggi. E ancora, dico io, ma vi è di più. Chi non accoglie la luce che è scesa nel mondo, in questa terra d'amore, Gesù bambino, luce del mondo, sceso per rinnovare questo cristianesimo, non potrà più essere in comunione con Gesù. Perché questa è la volontà del Padre, che ha voluto la nuova Gerusalemme, annunciata nelle Sacre Scritture, proclamata dalla donna di Dio, che nella sua umiltà, ma nella sua determinazione, è rimasta ferma su questo punto, punto di contrasto e di rottura con una Chiesa che a fasi alterne a volte la esalta, altre volte la abbatte, la realtà è che mai l'ha appoggiata, se non in casi isolati e iniziali, e che non ha voluto riconoscere l'annuncio della donna di Dio. Nonostante i segni che il Padre ha manifestato, manifesta e continuerà a manifestare in questa terra d'amore, segni di vita materiale e spirituale, anche questi segni non accettati, non voluti vedere e ora addirittura rinfacciati come condanna, come colpa, nel volerli proclamare e annunciare, facendo credere che ci si serve di tutto ciò per ingannare le persone o per prospettare loro mali immaginari. Non è così. Non è così. Non era così prima e non è così ora. La verità è molto più semplice. Qui si proclama una verità a chiare lettere, che è quella poc'anzi annunciata. Gesù bambino è sceso per volontà del Padre, per volersi manifestare e portare a compimento il piano di salvezza del Padre, e tutti quanti, anche coloro, soprattutto coloro che si dicono cristiani, sono tenuti ora a svoltare e ad accogliere questa verità. Questa è la verità, semplice. La si può accettare o la si può rifiutare, la si può accogliere ovvero no, ma non la si può stravolgere. E non si può dire che in realtà lo scopo è altro, soprattutto legato al malaffare, che non c'è, né nei pensieri, nostri almeno, forse nei pensieri di qualcun altro, né nelle azioni. Questa è la verità semplice che questa Chiesa vuole proclamare, ha proclamato e continuerà a proclamare. In questo nessuno ci fermerà, perché siamo nati per questo, per annunciare questa verità, che potrà essere scomoda per tanti, e la è. Ma questa è la verità. E chi è tenuto e chiamato a proclamare la verità, se è animato da un sentimento puro, non guarda alla comodità o alla scomodità, alla convenienza umana o a ciò che può succedere. Tutti quanti siamo ben consapevoli di cosa sarebbe potuto succedere nel momento in cui avremmo proclamato questa verità. E puntualmente tutto si è verificato in una sequenza temporale precisa. Solo chi non la vuole vedere non la vede. Ecco ciò che allora ha caratterizzato l'azione di Gesù. Questo suo voler avanzare e manifestando la sua autorità nei confronti di coloro che agli occhi del popolo erano accreditati averla.
Ecco allora quel suo parlare franco, umile. Non vi giudico, potrei dire tante cose per giudicarvi, ma non lo faccio, disse allora Gesù. E questo insegnamento lo vogliamo fare nostro. Tanto si potrebbe dire e si dovrebbe dire. Lasciamo che sia il Padre a giudicare, a manifestare, a scoperchiare ciò che deve essere scoperchiato. Noi rimaniamo uniti a Gesù nel suo proclamare la verità, nel suo testimoniare la verità. Lo hanno accusato di dare testimonianza a se stesso. Se avessero compreso lo spirito che era in quell'uomo, avrebbero compreso che almeno in lui non ve ne erano due di testimoni, come la loro legge prevedeva, ve ne erano tre: Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma certamente quegli uomini non potevano né comprendere e men che meno accogliere. Se si fosse compresa, se si comprendesse la Trinità e il mistero trinitario di Dio, tanti luoghi comuni cadrebbero, tante accuse cadrebbero, tante calunnie cadrebbero, ora come allora. La verità è che la dottrina non si è compresa nella totalità, perché lo spirito unigenito del Padre non è stato accolto. Ecco perché il Padre lo ha mandato qui, il suo spirito, in questa terra d'amore, accolto da questa umile fanciulla, ma piena di fede, dal cuore puro, senza macchia. E grazie a questo cuoricino puro il Padre ha potuto inviare il suo spirito, quello spirito di verità annunciato e promesso. Ecco perché è scritta su quella pietra: era dello Spirito Santo, che tanti non hanno compreso e non vogliono comprendere, dicendo che l'effusione dello Spirito Santo è avvenuta una sola volta in quella prima Pentecoste, quando in realtà lo Spirito Santo si effonde come e quando vuole, ha sempre accompagnato nella storia il cammino dei figli per poi manifestarsi in modo pieno in questa terra d'amore, accolto da questa fanciulla che lo ha custodito, è cresciuta grazie a questo spirito che l'ha fatta crescere, in questo intreccio d'amore tra il suo cuoricino e lo spirito che ella conteneva nel cuore, per poi manifestare lo spirito, la sua azione, i frutti di questa azione nel momento stabilito dal Padre. Ecco questa Chiesa. Ecco il bambino Gesù, luce del mondo, sceso nuovamente per illuminare coloro che non vogliono camminare nelle tenebre, ma vogliono avere la luce della vita. Oggi chi vuole essere vero cristiano deve seguire l'unigenito spirito, seguirne le tracce per poter constatare dove l'unigenito Spirito, inviato dal Padre e dal Figlio, ha posto la sua dimora. E nel momento in cui si trova la dimora, la tenda dell'Altissimo, ecco la nuova Gerusalemme, profetizzata, non compresa, non voluta comprendere, si lascia il resto per vivere il tutto, senza trascurare la famiglia e il lavoro, ma certamente avendo trovato quel tesoro spirituale di cui parla Gesù. Non un tesoro materiale che altri vorrebbero far credere che vi sia, ma un tesoro spirituale, non per uno, non per pochi, ma per tanti, per tutti coloro che, volendo seguire le tracce dell'unigenito spirito, qui vengono per dimorarvi in spirito e verità, e poter vivere la verità tutta intera, così come il Padre aveva promesso. Ecco la luce scesa che qui viene proclamata. Chi la accoglie sarà salvato. Chi non l'accoglie rimarrà nel peccato e di conseguenza morirà. Questo lo dico io
e prima di me lo ha detto Gesù. E se devo rendere conto per queste parole, eccomi, qui sono. Questo è il Vangelo cristiano. Altre sono altre dottrine, ma il cristianesimo universale è questo. Può piacere o non piacere, può essere accolto o non essere accolto, ma questa è la libertà che dovrebbe anche civilmente essere accordata. Questa è la nuova Gerusalemme, la terra promessa che ora è. Questa è la madre chiesa che ora è e che vuole portare tutti alla salvezza, nella libertà di poter accogliere o rifiutare. Cari fratelli, rinnovati in quest'unica fede, andiamo avanti, certi della vicinanza del Padre, certi della sua protezione e certi che il suo dito di giustizia è pronto per proteggere i suoi figli e per far cadere le maschere di coloro che non vogliono essergli figli, perché figli di altro, per libera scelta. A Maria ci appelliamo chiedendo la sua intercessione di corredentrice e di avvocata. E ci affidiamo in modo particolare all'Arcangelo Michele, all'Arcangelo Raffaele e all'Arcangelo Gabriele, i tre arcangeli faro della cristianità di cui fra poco celebreremo la festa. E in questo giorno voglio unire il mio cuore al cuore di Santa Mesia, quella santa che ha caratterizzato e caratterizza la vita di questo mistero in quell'unione totale che l'ha unita alla fanciulla di Dio, di cui oggi ricorre la festa. Questa Chiesa è unita a questa santa che porta nel cuore e che sempre conserverà, così come anche personalmente, vivo. È il mio ricordo di questa santa e di tutto ciò che ha fatto per noi. Uniti nell'unica fede in Cristo e Maria, per poter nella preghiera e nella fratellanza ora ancor di più avanzare per far vincere e trionfare questa Madre Chiesa. In Cristo e in Maria. E così sia.